Sperava di trovarla sotto l'albero, invece sarà costretto ad aspettare. L'autonomia è un termine che è entrato nelle discussioni del Consiglio dei Ministri, ma al momento resta una parola. Ad osteggiarla i ministri pentastellati. Il presidente del Veneto Luca Zaia, negli auguri di fine anno, sembra però porre un out-out: o autonomia o non si può escludere il venir meno del contratto di governo. Il percorso dell'autonomia non è assolutamente un percorso facile, perché innanzitutto è un percorso culturale. C'è ancora qualcuno che ha retaggi strani, che pensa che l'autonomia non sia un'opportunità. Dico che il presidente Napolitano diceva che la scelta di essere autonomo è una scelta di responsabilità. Noi siamo responsabili, se qualcuno non lo vuole essere, pazienza. Ma invito tutti alla coerenza. 5 Stelle in Veneto sono sicuramente degli incalliti sostenitori dell'autonomia, lo è il loro vicepremier nonché segretario Di Maio. Pensare che ci sia qualcun altro che dice di no vuol dire che anche si scredita una linea che noi condividiamo. La coerenza ci porta a dire che se sostieni il sì in Veneto, se metti in contratto di governo l'autonomia, la devi poi fare. Per noi è la madre di tutte le battaglie, come è per i 5 Stelle il reddito di cittadinanza. Non si capisce perché la Lega debba dare risposte in maniera assolutamente coerente e rispettosa al collega di governo, e il collega di governo non debba dire presente quando c'è bisogno di parlare di autonomia. Un augurio per i veneti? Ma l'augurio che faccio io è che quello sia un Natale assolutamente in serenità, in famiglia, con le persone che si amano, gli amici, che sia un Natale assolutamente anche di riposo e che sia di salute per chi non ce l'ha. Guardi, io ci tengo a dire questo, che sia un Natale di salute per chi non ce l'ha. Poi il 2019 deve essere l'anno dell'autonomia, non c'è dubbio che discutono oggi, iscrivono, deliberano, facciano quello che vogliono, ma dal 2019 non si scappa, è autonomia, punto e basta. Può cadere anche il governo sull'autonomia? Ma guardi, io non tifo perché il governo cada, dico semplicemente che sarebbe difficile per noi della Lega dire che un governo può stare in piedi se boccia l'autonomia.